Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati qui da come ci siamo lasciati l'ultima volta. Non so se avete visto l'ultimo video. Qui abbiamo ancora tutto da mettere a posto dell'haul Primark che trovate nello scorso video. E adesso vado a fare le nè. Allora, perfetto. Sono indecisa su due nè da fare, ovvero questo qui dell'Ennetica. Ennetica, non so come, il marchio è la Saponaria e la colorazione è la color nocciola, questo qua, oppure questo qui di Centifoglia, non so anche qui come si pronuncia per bene, questo qui al caramello. Sinceramente mi ispira di più questo al caramello. Vediamo un attimo le istruzioni, che in italiano non ci sono. Dona riflessi caramello per i capelli castani. Ok, andiamo a donarci dei riflessi caramello, che io tra l'altro un po' ne ho già di mio. Allora, ok, devo mixarlo sempre con l'acqua a 50 gradi. Ok, dice come sempre che il colore si vede 2 giorni prima, 2 giorni dopo comunque. Il test da fare. Prima di colorare, bla bla bla. Aspettare 24 ore per vedere il risultato. Va bene, a posto. Quindi io non so che fare. Mi sa che prima, perché di solito lo metto così sui capelli. Allora, in realtà qui dice di andare prima a lavare i capelli con lo shampoo e poi metterli sui capelli puliti. Però io sinceramente me lo metto sempre sui capelli prima di andare a lavarli, lo tengo in posa e poi mi lavo i capelli normalmente. Io ho sempre fatto così. Quindi mo sono un po' indecisa. Sinceramente, cosa faccio? Perché sennò dovrei fare lo shampoo, asciugarli, metterli nei rilavarli. No. Facciamo le nè normali. Allora, aspettate, mi levo gli occhiali. Vi faccio vedere comunque. Facciamo il prima e il dopo. Questo è il prima dei miei capelli. Comunque questo è il mio colore, anche se sono più chiari alla base perché col sole si schiariscono, vedete? Non so quanto potrete notare. Ok, adesso si nota. E vedete che anche loro sono, cioè i miei capelli naturali sono un pochino tendenti comunque a riflessi ramati. È un biondo scuro con riflessi ramati, il mio naturale. Scusate, sto struccata. Okay, vi faccio vedere anche meglio da qui. Ecco qua i capelli del prima, insomma. Che sono comunque capelli anche da lavare. Vedete, vi faccio vedere un pochino meglio così. Questo è il colore. Ok, lo rifarei vedere col sole, ma ovviamente è già andato via. Vabbè, quindi io mi vado prima a pettinare i capelli, vado a mettere sull'acqua per preparare il composto. Ok, ho deciso di farvi questa ripresa così forse vedete un pochino meglio, per far vedere le altre cose che avevo preso, che non ho fatto il tempo poi a farvi vedere nell'altro video. Ho preso sempre al solito negozietto mio. No, no, che sto dicendo? Un altro negozio. Vabbè, comunque vi vendo tutto a poco. Questa bellissima gonna così a pieghette che vabbè, faccio vedere di qua forse che è stirata meglio. È da sistemare, diciamo, sta messa un po' buttata là, che vedete va così, molto carina, e sotto, cioè quando la mettete, ha il pantalone, quindi se si alza non si vede niente, cioè bellissima. E infatti l'ho presa uguale nera, con i saldi, approfittato, stupenda, proprio stile giapponese kawaii, bellissima. Sempre nello stesso negozio. Non so come farvi capire, comunque ho preso queste due magliette che sono uguali, però di due colori diversi. Guardate, no, nella mia faccia mette peso da vabbè. Allora, praticamente abbiamo il pezzo, questo qui, della tipo canottiera, però vedete che è in maglia molto morbida e calda. Quindi abbiamo questo pezzo che va così, e poi il pezzo con il collo alto, così, e solo la manica, solo le maniche, ok? E vanno molto di moda ultimamente questi cosi qua, tutte e due tipo 8 euro 9, non mi ricordo, nemmeno 5 euro a pezzo, insomma. E ho preso anche rosa. E niente,
così vi ho fatto vedere tutto. Ah no, a un euro ho preso questi guantini qui, per ora ne ho trovato solo uno, che hanno le dita tagliate per metterli al lavoro perché muoio di freddo, così mi si scalda un po' la mano. Ho deciso, appunto, ve l'ho detto, mi sa di fare questo qui, di me, sono a mettere l'acqua su, do una sistemata veloce qui, poi mi applico l'enne e continuo a mettere a posto. Questa è la mia domenica, ok? Eccolo qui, l'acqua è pronta. Adesso andrò ad aprirlo. Magari faccio questa operazione con due mani. Ok. Posto. Non so se lo sapete, ma sul mio canale ci sono vari video sulle mie. Eccolo qua. Lo vado a mettere dentro la ciotola. Vado a occhio, sinceramente. Non so se mi servirà tutto, qualsiasi, quanti grammi è? 2,50. Un po' pochino questo, mi sa che... mettiamo un altro pochetto. Ma facciamolo tutto. Anche i capelli, vado a mettere l'acqua calda e giro tutto con un arnese che non sia in acciaio, almeno io ho sentito così, quindi faccio così da sempre e giro, giro, giro finché non diventa bello liscio. Vi faccio vedere, aspettate che ho paura di sporcare il telefono, non sia mai. Ok, quindi vado a mettere un altro po' di acqua calda, un mischio, è un po' complicato fare questa operazione e registrare, ve lo dico sinceramente. Ok, io penso ci vada un altro po' di acqua, così. Ok, aspettate che dobbiamo fare le cose fatte bene, almeno ci proviamo. Quindi... ok, ci siamo, sì sì sì. Oh, stavolta riuscirò a prendere tutti i capelli, sono sicura. Guardate quanto ce n'è. Perché di solito non ce la facevo mai perché sono lunghi. Invece stavolta mi fa male il braccio per girare, mamma mia, mi devo ricominciare ad allenare, faccio schifo. Non è possibile, mi fa male il braccio per girare sto coso. E quando il vostro composto è pronto, accendete il forno a 180 gradi. Buona questa torta, mamma mia. Sa di erbette, infatti la confezione era un pochino rotta, qui, perché il mio coniglio è andato a mangiucchiarla. Cattivone. Oggi ci sono stato un po' di tempo col coniglio, mi ha fatto un po' di dispetti. Vabbè, dopo ve lo faccio vedere. Stanca, stanca, stanca. E eccolo qua. Pronto. Ok, io adesso praticamente cosa vado a fare? Mi metterò i guanti. Non l'ho messi. Mi metterò i guanti, questi qui per proteggermi le mani, e poi ho a portata di mano la pellicola e mi vado a mettere questo po' di roba piano piano, tutto tutto sulla testolina. Magari vi metto il video in velocità perché sennò stiamo qua 30 anni e niente, lo avvio perché sono sporco tutto, li ho ben pettinati e lo terrò il più tempo possibile. Perfetto, io ho impellicolato tutto come al solito, vedete? Adesso ci metto anche uno dei miei asciugamani, quelli per, cioè i miei cosi per i capelli. Oddio, che cosa sto inquadrando? Vabbè, avete capito? Qui mi pulisco dove
Sono andata fuori perché sennò vi tingete un pochino la pelle e vi faccio vedere che ne è avanzato un po'. Era troppo una busta, quindi mezza busta abbondante secondo me per me andrei, ad esempio andava bene. E quindi niente, questo purtroppo dovrò buttarlo via. Vabbè. Adesso lo tengo un bel po'. Sono le Non ore... scherzando, sono le 7:30, sicuro lo dirò. Penso se riesco fino a mezzanotte, giù di lì, insomma. Poi faccio la doccia, lo pulisco, vi faccio vedere il risultato. Anche se sapete che si vede durante barra 1 o 2 giorni dopo, si vede il risultato reale. E ve lo farò vedere anche poi domani alla luce del sole. E ecco qua il risultato. Allora, non so quanto potrete vedere, anche perché il risultato si vede bene dopo qualche giorno. E comunque adesso non sono sotto luce del sole, quindi sotto luce del sole si vedono meglio. Però sì, si vedete questo colore qua. Però già si vede quanto sono più voluminosi e belli, quello sì. E niente, l'ho asciugati lisci perché mi faccio la mia solita cosa, acconciatura, cioè quella cosa per fare tutti i boccoli. Così domani c'ho i capelli tutti boccolosi. Comunque la frangia l'ho asciugata un po' così, perché tanto devo andare a letto. Infatti, ma come l'ho asciugata? Non lo so. E niente, mi piace un botto il colore, però non, purtroppo non rende. No, sto cercando di farvelo vedere in tutti i modi, ma non rende, ma ve lo farò vedere sicuramente bene domani alla luce del sole. Vediamo un po' qua. No. Hanno questo bellissimo riflesso, appunto, caramello. Sono veramente color caramello. Sono bellissimi, stupendi. Non so come farveli vedere, però. Non lo so. Proviamo col flash, così, ma mi sa che no, non sono così, niente, vediamo domani col sole. Questo è il risultato dei capelli al sole. Non so quanto si possa vedere. Forse voi li vedete più scuri, ma sono chiari, proprio color caramello. Stupendi, mi piacciono un botto. Ecco, provo a farveli vedere. Però è un po' difficile, sinceramente. Ecco, il colore, diciamo che forse è questo. Non so. Non vedo bene. Eccomi qua, c'è anche il nostro amico Quincy. Brutto, bruttone, bruttone. Non è un bacetto. Ah, Nolly. Schifoso, saluta. E ho fatto la spesa, vi faccio vedere che ho Non c'è preso. niente. È inutile che controlli, non c'è niente da te. Che sta a fa? Quincy. Quincy, che cane maleducato. Non è niente per te, è inutile fai così. No, non è per te. No. Comunque sente l'odore, penso. Ecco qua, vi faccio vedere. Ho preso due scatole di tomini, che sono da due perché me lo faccio stasera, l'ho preso in altri perché nel caso lo volesse qualcuno, l'ho preso in più. I miei cracker preferiti, questi qui della misura, li amo. Il pane di segale che ho trovato così, impacchettato fetta per fetta, perfetto proprio di questa marca qua. Vedete, 10 porzioni. Ah, da due fette? Com'è possibile? Mi pare che... Boh, vabbè, comunque. I biscotti, stavolta ho voluto provare questi. Mi sa l'avevo preso in passato, ma non mi ricordo. Non erano quelli più healthy, però ho detto, vabbè, senti, tanto io me ne mangio tipo due per colazione, due tre col cioccolato. Dicevo, mi pare che vi stavo, non lo so che vi stavo a far vedere. Comunque ho preso, vabbè, cose che servono a tutte noi donne. Che poi, oh, ditemelo voi. Allora, io oggi ho preso questi. Per favore, scrivetemi nei commenti che differenza c'è tra tutti quelli che si trovano sul mercato, perché io non lo so che cacchio vuol dire, non ci capisco niente. Questi fazzolettini qua, quelli per il make-up, quelli quasi finiti. Un dentifricio perché era finito, vedevo che nessuno lo riprendeva, allora l'ho preso io. Ho voluto provare questo qui della Vivi Verde Coop. Vediamo com'è. Vi dirò. I miei amatissimi formaggini mio, senza lattosio, io li amo questi da mangiare col pane di segale quando sto a lavoro a merenda. Ricotta di pecora per mia madre. Speck e fesa di tacchino. Speck è per i domini.
E questi niente, ve l'ho fatti vedere. Basta. Ecco qua. Tutta sta roba. 26 euro. Meno male che c'avevo i buoni del lavoro. Scusate, siamo tutti d'accordo, non sono io pazza, che c'è scritto 10 monoporzioni da due fette. Giusto? Boh, per carità, io le volevo da una fetta, però l'ho aperto. Cioè, questa è una fetta. Vedete? Boh, vabbè. Quante sono queste? Siamo so curiosa. Infatti sono 10 da una fetta, non da due. Vabbè, se le prendete c'è una fetta, sappiatelo. Fetta di segale. Tu mi inganni, io me te magno. Assaggiamo. Tanto mo me devo allenare. Ecco. Un macello. Non finisce più. Ah! Sono due. Sono due. Ok. Non mi ha ingannato. È perfetto. Ok, va bene. Sono arrivata a casa, ho staccato da lavoro, ho fatto un giro al Maurizio un attimo perché dovevo prendere delle cose. E zazza! Visto che noi stiamo continuando a giocare perché tanto siamo tutti rientrati in casa, ho preso il marcante in fiera. E delle tazzine che saranno perfette per la casa che sicuramente non avrò mai, però eccoci qua. Proprio nel mio stile, quindi nere opache con anche cucchiaino. E niente, ne ho prese 4. Stavano a 90 centesimi, quindi si può pure fa, pure se appunto non saranno mai utilizzate. No, non potete capire, mi è arrivato un ordine che avevo fatto su Pinky, perché sta tutto al 70%, quasi tutto, comunque se non al 70 al 50 mi pare, e hanno messo anche il 3x2. E mi è arrivata una parte. Vabbè, a parte che questa, sapete quanto io ami Sailor Moon, fatta benissimo. Da 25,90 stava a 10 euro e non potevo lasciarla là, non me la provo subito, ma ho provato a prendere un vestito viola, sapete che io odio il viola, ve l'ho detto tante tante volte in tanti video, ma da 35,90 stava a 10 euro, ho detto vabbè, proviamo, perché era proprio il mio stile a bamboletta, quindi qui stretto, poi largo. Non avrei mai immaginato che fosse così bello. Cioè, c'ha pure il tulle sotto, la gonna tutta. Ma vabbè, mo me lo provo, mi provo tutto, vi faccio vedere tutto. No, vabbè, troppo carino. Guardate qua. Non so come farvelo vedere per bene. Aspettate, magari così. Esatto, forse. È troppo carino. C'è la gonna veramente. Vabbè. Ovviamente va stirato, mi è arrivato nella busta, vedete tutto fatto, forse un po' se viene stirato un pochetto meglio, però è troppo carino, non me l'aspettavo così, però devo dire che è veramente, veramente carino, forse un po' troppo voluminoso, però mi piace, mi piace, sì, ci sta tutto, guardate quanto è carino, faccio vedere i dettagli anche da vicino. Carino, e dietro è così, cioè non meno io lo so come, ah è così, ok, apposta, è un po' velatino, carino però, che carino, sicuramente non per tutti i giorni, io lo volevo mettere per uscire, però forse è un po' troppo, però per qualche evento, festa, lauree, cose, non lo so, qualcosa così. Per la cerimonia pure, perché no? Guardate che carino. Fosse stato un altro colore l'avrei amato, cioè tipo immaginatevi questo rosso rosa civile, sarebbe stato bellissimo, pure nero. Però vabbè, forse è bello e particolare anche perché è così. Mi piace. Regà, 10 euro. Bellissimo. Mi è sembrato doveroso indossare un bel tacco, quindi eccoci qua. Mi faccio vedere meglio così allo specchio. E niente. Cioè, se vi piace il genere e anche il colore, correte su Pinky. Ah, non so se l'ho detto, l'ho uso su Pinky. Perché sta a 10 euro. Cioè, e sinceramente,
Secondo me ne potrebbe tranquillamente costare tipo 50, ma pure 100, perché no? C'è proprio fatto bene. Poi c'è tutto il tulle sotto, vedete? Cioè, due strati. Due o tre? Due più la sottocoscia. Cioè, è proprio fatto bene, 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 bene. Questa qui sopra è vi faccio vedere anche bene il materiale. Vedete che è tutto tipo A. No, è proprio bello, devo essere sincero. Ecco, sapete, io odio il viola, però fosse stato di un altro colore l'avrei amato ancora di più, però insomma, non gli si può di niente. Bellissimo. Buongiorno, oggi è il 21 e altro pacco, altra cosa. Finalmente questo dovrebbe essere l'ordine di Shein, dovrebbe, penso di sì. Esatto! Quindi lo sto aprendo con voi, come vedete, e come vedete, pieno di roba. Allora, abbiamo un sacco di cose perché appunto ho cambiato telefono, un sacco, un sacco, un sacco, che carino. Quindi ve le faccio vedere al volo e poi dopo le apro e ve le faccio vedere meglio. Comunque ne ho prese alcune simili a quelle che avevo preso l'altra volta perché appunto ho cambiato telefono. Questa qui col coniglio e la carota, poi questa qui bellissima, così. Questa qui. Questa qui, che è in tessuto. Questa qui. Questa qui. Questa qui, che è come questa, solo che questa ha il disegno nero e questa ha il disegno bianco. Questo che costavano veramente una cavolata. Questa qui, poi, questa qua, me l'ero già scordata qui, non sono finite qua, questa è bellissima, questa qua è bellissima, dopo le metto tutte in fila, e ho preso anche gli altri cosettini, questa qui è da mettere insieme a quella lì con le nuvolette, questa qui che è uguale a quella che avevo fatto a mia sorella. Ovviamente color marmo nero, l'abbiamo ripresa, e marmo bianco. Poi un sacco di magliette, tutte pagate tipo 1-2 euro. E tutto questo è possibile grazie a tutti gli sconti e a tutte le cose che vi ho suggerito in quell'altro video che ho fatto, cui vi do dei suggerimenti. Tra l'altro, vedete, questo ho usato il prodotto, uno dei prodotti che avevo preso per i capelli ricci, vedete che appunto la differenza io la vedo. Tra l'altro questo profuma troppo di cocco e caramello, però ho dovuto, non ho messo troppo, quindi la prossima volta ne metterò di meno. Ah sì, una collanina, sì. Un'altra così semplice, bella dura. Questa qui l'ho ripresa, di Sailor Moon. Questa qui con scritto cancer, cancro, e questa qui che avevo già preso appunto col cancro, stavolta l'ho presa argento. Ok, prima andiamo ad aprire. No, c'è un'altra cosa. Ok, ah sì, è un altro di quei cosi per il telefono per portarlo così a forma di coniglio. Non so se lo vedete perché è trasparente. Allora, iniziamo ad aprire le magliette. Queste veramente non pagate niente. E vengono tutte imbustate così. Oh, il materiale è bellissimo, morbidissimo. Mi sembra un po' grande, speriamo bene. Io ho preso tutti XS. Che carina! Oh mio Dio! Stupenda! Io adoro questa fantasia. Dopo me le provo. Praticamente vi faccio vedere. Anche su questa ho grosse aspettative. Sono tutti XS, no? Sì. Giusto?
Carina pure questa. Ah, un'altra cover. Così sicuramente la utilizzerò a San Valentino. Questa qui. Allora, anche la pellicola, cioè questo cosino qui in carta. Carina. Mi sembrano grosse per 6S. Ah, queste le ho prese per metterle sotto i maglioni perché io ho tanto freddo e costavano nulla, il nulla. Hanno i bordini, così, penso sì, lo vedete. Semplice. Ok, va benissimo. Una canottiera, vero? Sì, una canottiera nera, pure per uscire, con tutto il pizzo qua davanti. Guardate che bella. Con lo scollo a V, ma tanto la vedete ben indossata, inutile che sto adesso a farvi vedere. E l'ultima, sempre di quelle da mettere sotto, sempre con i bordini così, grigio scuro. Bella questa, a costine. Ecco, per darvi un'idea, pure per uscire, secondo me questa è carina. Ok, vi apro le cover, ve le metto tutte in fila e ve le faccio vedere. Anche questo, tra l'altro, è di Shein, ve l'avevo fatto vedere in un altro video haul. E è bellissimo, è in ciniglia, vedete? È stupendo, morbidissimo e Ve le ho carichissimo. messe qua, ve le faccio vedere bene. Su queste qui che hanno i disegni neri, vi ci ho messo sotto il cosino bianco perché vi arrivano così tutte belle fatte. Perché almeno vedete bene il disegno. Guardate questa, molto bella. Questa qui con i cactus. Questa qui, tanto l'11 Pro, che è quello che ho io, ha già il dietro matte. Però vabbè. Questa con i cuoricini, che è fatta così. Queste due. Marmo, nera e bianca. Questa qui carinissima. Qui c'è, sì, qui c'è la mela per capirci dell'Apple, carinissima col coniglio. Questa qua stile Sailor Moon, che devo vedere sto coso da che verso va di preciso. Anche questa morbidissima. Questa forse una delle mie preferite, è fatta proprio bene, carinissima questa qui, bella bella bella. Questa qui in tessuto, a parte che proprio, sono proprio belle, vedete? Io avevo paura fosse dura, invece no, sono morbide anche queste, quindi ottimo. Questa qui è un pochino più tosta, però fate bene anche questo, scusate i panni, ma vabbè. Questa qui, poi abbiamo questa qui, che è l'altra solo con le cose neri, quest'altra qui, però ha questo coso qui di protezione per la telecamera. Questa qui, vedete, ci ho abbinato questo supporto qua per telefono, però sarebbe così la cover. Questa qui, altra in tessuto, anche questa molto bella, anche questa morbidina. E questa qua, a posto. Accorta prima di mettere a posto le cover che c'era anche quest'altro, me l'ero scordata, che ho preso anche un'altra bralette bellissima, è questo colore qui, verde. Veramente le loro bralette sono fatte da Dio, veramente veramente bene, e è bellissima anche questa verde così, perché ho un pantalone in pelle verde e volevo abbinarcelo. Stupendo.